Come voi sapete, le pietre vanno candidate, bisogna che qualcuno faccia richiesta per la posa della pietra e che Gunther poi venga, la collochi e che la pietra collocata venga posta come monito, ma anche come ricordo di una singolarità irriducibile, di una personalità, di un individuo che ha perso la vita dopo la deportazione. E questa irriducibile individualità, questo essere persona che viene raccontato, è un monumento diffuso e puntiforme che copre tutti i paesi europei dove vi è stata la presenza della barbarie nazifascista, ma è un monumento che richiama l'individualità. E allora noi che in quest'anno abbiamo fatto pose di personaggi illustri tipo Wanda Maestro, che è stata una partigiana appartenente alla banda di Primo Levi, è stata una deportata importante, avremmo potuto immaginare che il ventennale avesse come candidatura, come richiesta da parte del museo una persona nota, e invece abbiamo scelto di fare una ricerca con grazie all'ANED, grazie a Storeto, grazie agli uffici del museo, e individuare una persona che era sconosciuta, che aveva perso il ricordo del proprio nome, che aveva perso la propria storia. Un giovane di nome Valentino Merlo, che faceva l'operaio alla Fiat Sima, un giovane che ha partecipato ai scioperi del 43 e poi ai scioperi del 44, che è stato un deportato politico, che ha dimostrato con la sua presenza e con la sua vita che ci si poteva opporre al regime, ci si poteva opporre anche a rischio della propria vita. Ecco, la resistenza è anche fatta di storie, anzi, la maggior parte delle storie della resistenza è fatta di storie di persone di cui noi abbiamo perso il nome, il cognome, il volto, probabilmente perché morte prima di poter avere dei figli, morte prima di vedere la liberazione, morte prima di vedere la Repubblica con la sua nascita, di vedere i diritti realizzati e di vedere la nostra contemporaneità. Allora un museo come il nostro credo avesse il compito di prendere questa persona con la sua storia che rischiava di essere consegnata all'oblio e riportarla alla luce di tutti, raccontando una resistenza di popolo, raccontando un atto eroico individuale e una quotidianità che ha visto molti opporsi alla barbarie nazifascista. Per questo è stato importante. Tutti questi nomi, come anche i nomi dei partigiani sulle lapidi, eccetera, chiamano in causa il livello emotivo e la dimensione cognitiva, perché come diceva Primo Levi, capire è impossibile, ma conoscere è necessario. So don't become in routine. Every time it's new situation. There are other relatives, other families, and I think it's very important for the young people. That's the most important thing. I think we will do it for the young people.